Passiamo un attimo al settore grafica. Per creare, fare creazioni grafiche di vario tipo, ci sono dei programmi sviluppati appunto come software libero. Non so se ne avete mai sentito parlare di GIMP. GIMP è il programma che serve per la manipolazione di immagini raster. Sapete cosa significa immagini raster? No. Le immagini raster sono quelle che create e modificate con Photoshop, cioè sono le immagini, foto, disegni, eccetera, che sono composte da una griglia di pixel. Cioè, se le immagini che voi aprite in Photoshop, ad esempio, ne so, una foto che avete fatto con la vostra macchinetta, l'aprite in Photoshop e la ingrandite molto, vi rendete conto che è composta da un mosaico di quadratini, detti pixel. Sono composti da proprio un mosaico, ogni quadratino ha una posizione specifica e un colore specifico. L'insieme di questi quadratini di colore diverso messi insieme compongono un'immagine. Le immagini dette raster, appunto, sono queste immagini create da questo mosaico di pixel. Sicuramente, probabilmente sapete già che le immagini sono ben definite e grandi, tanto è maggiore il numero di pixel che le compongono, infatti sono definite da una cosiddetta risoluzione. La risoluzione è il numero di pixel che compone un'immagine. Più è alta la risoluzione, quindi più sono questi pixel, più l'immagine è ben definita e si può ingrandire. Queste sono le immagini raster e si creano e si modificano con Photoshop. Le immagini che voi create con Illustrator, invece, come sono composte? Lo sapete? Sono anche quelle composte da una griglia di quadratini? Avete mai... No? Le immagini fatte, non so se avete mai creato un logo, ma avete detto di sì. Quelle sono dette grafica vettoriale, sono delle immagini create con delle formule matematiche in pratica, poi voi le fate con quei vettori, con le maniglie, avete nodi, tirate le maniglie, mettete le curve, eccetera. Quelle immagini lì non sono definite da una risoluzione, non sono definite da un mosaico di pixel, ma da formule matematiche. Tanto quella ingrandisce più. E bravo, esatto, infatti più le ingrandi le puoi ingrandire quanto ti pare, ma non perdono mai di risoluzione. Dunque, ora io vi stavo parlando di GIMP, che è il programma open source per la creazione di immagini raster, quindi è simile a Photoshop, crea e modifica immagini composte dalla griglia di pixel, come si diceva. È software libero per tutte le cose che diceva lui, sia libero nel senso che lo potete scaricare gratis, sia libero nel senso che è ridistribuibile, ognuno può modificarlo, ci sono comunità online di gente che sviluppa pezzetti di programma e se la scambia con gli altri. Cioè, voi sapete, ad esempio, nel Photoshop ci sono i filtri, non so se l'avete mai visti. I filtri di Photoshop o ci avete quelli installati insieme al programma, oppure se ne volete altri li dovete acquistare. Nella comunità di GIMP si chiamano i plugin, ma comunque vengono tranquillamente scambiati, creati liberamente, scambiati liberamente, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo che a differenza di Photoshop, che dovete pagare tutto, anche filtri addizionali o altre cose, l'unica cosa forse che si trova gratis sono i pennelli e poco più di Photoshop, nemmeno tutti. In GIMP invece è proprio una comunità libera, quindi siete liberi di scambiarvi tutto con le altre della comunità, eccetera, eccetera. La cosa buona è che GIMP è molto professionale, nel senso che è molto molto simile a Photoshop. Bene o male usa una logica molto simile, proprio per aiutare un attimino gli utenti che sono abituati, perché comunque bene o male Photoshop è lo standard nel mondo del lavoro. Quindi tutti i programmi di grafica, a parte hanno degli standard proprio insiti nel programma di grafica, cioè alcune cose che tutti i programmi di grafica hanno. Poi siccome quasi tutti sanno usare Photoshop, anche in GIMP l'hanno fatta in modo tale che una persona che usa Photoshop e altri programmi di grafica sicuramente ci si orienta benissimo. Quindi ora ve lo faccio vedere e probabilmente anche per quel poco che avete visto Photoshop lo riconoscerete. Allora, GIMP, qui come si... Eccolo qui. Il simbolo di GIMP è questo... Non mi ricordo di preciso che animale è un cagnolino, mi sembra. Luto.
Sì. Ancora questa è la versione anche vecchia, perché siamo arrivati alla 2.8. Allora, dunque, GIMP è composto così. È simile a Photoshop, nel senso che Photoshop vi appare un po' in... Ora dipende anche chi ce l'ha su Windows o chi ce l'ha sul Mac, però ci sono... C'è un'area di lavoro centrale con un menu. Ora mi appare qua su, ma in genere in altri sistemi operativi il menu di GIMP vi appare qui, sotto la finestra. C'è una barra laterale a sinistra con tutti gli strumenti, come ci avete in Photoshop del resto, ma anche Illustrator è fatto così, uguale. Tutte le volte che io prendo uno strumento, quindi che clicco su uno strumento sulla sinistra, voi sapete che in Photoshop, Illustrator eccetera, vi vengono una serie di opzioni dello strumento in alto sotto al menu. Qui invece compaiono qua sotto, però insomma è la stessa cosa, lo stesso concetto. E poi sulla destra, come nei Photoshop, Illustrator eccetera, ci sono i cosiddetti pannelli. Quindi sono ulteriori finestre con ulteriori strumenti e informazioni che ci possono servire durante il nostro lavoro. Allora dunque, visto che a tutti vi piace la fotografia, facciamo qualcosa proprio sul fotoritocco specificatamente. E poi via via vi faccio vedere gli strumenti. Allora, mi vado ad aprire una cartellina che ho con un po' di foto bruttine. Allora, ad esempio questa, sì, che sta qui. Allora, questa è una foto di Castiglioni. L'ho presa proprio rubata da internet spudoratamente. Per questa ragione qui, perché è bruttina, nel senso. Non l'ho fatta io, quindi non me ne frega relativamente. Se facciamo una polonia era bellissima. Sì, c'è qualcuno di Castiglioni? Ah, siete tutti di Castiglioni. Ma io non ho detto Castiglioni, ho detto la foto, La foto è brutta, non ho detto. Mira cazzo ci mancherebbe altro. Allora, questa foto sembra fatta attraverso un vetro, non lo so, insomma c'è un pochissimo contrasto, è tutta sul blu, è stata fatta abbastanza male, peraltro ci hanno messo anche un copyright, non lo so perché è veramente brutta, mi sarei vergognata a metterla su internet così. Allora, però comunque è una situazione che può capitare un pochino a tutti di fare una foto e non vi viene esattamente bene. Ora, per fortuna, con i sistemi con questi programmi di fotoritocco si può andare a fare delle modifiche alla foto in modo da renderla migliore di come è stata scattata. Qualcuno di voi c'è la macchina Reflex? Qual è? La Reflex è quella con l'obiettivo. Ah. Io ce l'hai? Tu hai detto genitori? Provo tua. Aspetta. Io ce l'ho perché può. Considerate che le foto scattate con una macchina reflex, e comunque le reflex costano più, diciamo si va da un minimo di 600 euro fino a, ci sono anche da 10.000 euro e passa. Le foto fatte con la reflex sicuramente sono più ritoccabili, nel senso che c'è più possibilità, se una foto l'avete fatta con la reflex, poi in sede di fotoritocco, su Photoshop, GIMP, eccetera, riuscite a migliorarla. Le foto invece fatte con le macchinine compatte, le macchinine digitali, che probabilmente poi ci avete tutto il resto di voi, sono un attimino più difficili, sono più difficili da modificare, da migliorare. Si può fare, però certo rispetto a una foto fatta con una reflex vengono un pochino peggio, però insomma potete modificare qualsiasi foto. Allora dunque, la prima cosa che io devo fare quando
C'ho una foto di fotoritocco sicuramente. Sì, amiamo. Scusate. La prima cosa che devo fare è aggiustarli i cosiddetti livelli. Ora voi che avete aperto Photoshop Illustrator per livello, voi pensate agli strati su cui si lavora. Ma in fotografia lo strumento dei livelli è una cosa totalmente diversa. Cioè è uno strumento che ci permette di vedere i livelli di luminosità che compongono una foto. Qualcuno ne ha mai sentito parlare? No. Allora, questa è una cosa importantissima, proprio che se più là farete, più nella vostra vita farete, lavorerete con le foto, sicuramente vi capiterà di vederlo mille volte. Allora, dunque, lo strumento dei livelli. Funziona così, c'è un grafico, detto istogramma, ora qui peraltro si vede, è molto piccolino, però probabilmente ce la fate a vederlo, si chiama questo tipo di grafico, si chiama un istogramma, dove ci sono dei valori, i valori sono queste colonnine nere, laddove c'è poco nero vuol dire che i valori sono bassi, laddove c'è le colonnine sono più alte vuol dire che i valori sono più alti. E valori di cosa? Di luminosità, cioè di come sono distribuiti, diciamo, i bianchi e i neri nella foto, la luminosità della foto. E cosa significa? Allora, non so se ce la fate a vederlo, ma qua all'estrema sinistra di questo grafico c'è un triangolino nero, nel mezzo c'è un triangolino grigio e all'estrema destra c'è un triangolino bianco. In pratica questo vuol dire questa cosa qui, vuol dire che questo istogramma, questo grafico, che poi si vede anche in questa barra, mi va dai valori più scuri verso i valori più chiari. Quindi che cosa significa? Che qui si va nero, grigio scuro, grigio diciamo mediano, grigio chiaro, bianco. E in corrispondenza di tutte queste sfumature di grigio ci sono dei valori nel nostro istogramma. Cioè, qui in corrispondenza, diciamo, del grigio abbastanza scuro mi cominciano i primi valori neri. Poi questi valori neri crescono finché ho le colonnine più alte dove ci sono i grigi chiari. In corrispondenza del bianco e in corrispondenza del nero vedo che non ho nessun valore. Quindi questo vuol dire che nella foto non ci saranno mai dei punti completamente neri o completamente bianchi, ma tutta la foto è grigina, infatti se voi guardate la foto è abbastanza grigina, è piatta, non è che ci sono grossi contrasti. Allora, con questo strumento qui, quello che si può fare per rimediare a questo problema, diciamo, della foto grigina, è di avvicinare la freccettina del nero e la freccettina del bianco ai valori del mio istogramma. Guardate già come si è contrastata e come si è schiarita, peraltro ho in tutti questi strumenti l'anteprima per vedere il prima e il dopo. Prima e dopo. Lo lascio anche così per me. Sì. In pratica, quindi, con questo strumento dell'istogramma si vanno a avvicinare i triangolini del nero e del bianco ai valori del mio grafico in modo da risistemarli, di dargli una luminosità uniforme che mi va, diciamo, dai neri più scuri fino ai bianchi, diciamo, senza che la foto sia piatta, quindi gli si dà un po' di contrasto. E gli do ok. Quindi già guardate, rispetto all'inizio a dopo già un pochino l'abbiamo migliorata, non troppo, cioè non l'ho contrastata troppo, perché poi ci sono altri strumenti che vengono usati dopo i livelli, ce ne sono altri 4 o 5, diciamo, se vogliamo fare il fotoritocco per bene. Allora, ad esempio, un altro grande problema di questa foto è che è tutta bluastra. Quando in una foto c'è un colore che predomina sugli altri, si dice che c'è una dominante. Non so se l'avete mai sentito questo termine. Una dominante, cioè un colore che domina su tutti gli altri. Qui decisamente ce n'è uno bluastro. Ci sono diversi modi per togliere le dominanti di colore. Uno strumento molto usato è il cosiddetto bilanciamento colore.
lo strumento bilanciamento colore ha, questi qui ce l'avete uguali uguali in Photoshop, quindi proprio sia i livelli, l'istogramma che questo, ce l'avete ugualissimi in Photoshop. Allora, questo strumento del bilanciamento colore ha tre cursori. Uno che va dal ciano al rosso, il ciano è un celeste, una specie di celeste. Uno che va dal magenta al verde, il magenta è una specie di viola misto al rosso. Fucsia. Sì, brava, fucsia, sì. E l'ultimo va dal giallo al blu. Allora, tutti questi colori che stanno sulle stesse rampe, cioè il ciano, il rosso, magenta, verde, giallo e blu, sono degli opposti. Quindi che cosa succede? Che se io ad esempio sposto il mio cursore verso il ciano, io aumento il ciano, infatti la foto mi è venuta celeste ulteriormente, allo stesso tempo diminuisco il rosso, perché il rosso e il ciano sulla ruota dei colori sono colori opposti. Se io gli aumento il rosso, la foto mi diventa più rossa e automaticamente anche mi diminuisce il ciano. E questo mi vale per tutti quanti i cursori. Sì, ora sto stravolgendo tutto. Oh, allora, in pratica qui bisogna cercare di spostare questi cursori in modo che riesco a togliere il colore che mi domina sugli altri. Allora, peraltro io per ognuno di questi, cioè posso scegliere se questo strumento usarlo su le ombre, cioè i punti più scuri della mia foto, i mezzi toni, che è un po' la totalità, diciamo, sono i grigi della foto, o le alte luci, quindi i posti più chiari, i punti più chiari. Ora, qui la foto è un po' tutta bluastra, quindi posso tranquillamente agire sui mezzi toni, cioè sulla foto un pochino in generale. Allora, io gli voglio togliere questo bluastro freddo che c'ha. Quindi, per togliere il blu, vedete, io ho due indicatori che hanno dei colori che vertono verso il blu, uno è quello col ciano e uno è quello proprio con il blu. Quindi, per togliere questo blu, io posso provare a aumentargli un pochino il rosso, quindi automaticamente diminuirli il ciano e andare verso il giallo, esatto. Allora, vediamo un po', piano piano, perché vediamo un po', poi c'ho sempre l'anteprima e la posso vedere prima e dopo. Ora non so dal proiettore cosa si vede, probabilmente poco, però qui dallo schermo vedo che è notevolmente migliorata. Tra l'altro ha tirato fuori un po' di erba giallognola. Ok, io direi che volendo può anche andare. La vedete la differenza? Un pochino sì, un pochino sì. Ok. Oh, allora, ne abbiamo tolto per ora un po' di dominante. Poi comunque gli strumenti di fotoritocco io li posso usare in qualsiasi momento, nel senso che se io in un secondo momento mi accorgo che c'è ancora la dominante blu che non mi piace, posso ritirare fuori il bilanciamento colore e ritogliergli un po' di blu. Allora, un altro strumento molto importante per sistemare le foto è sicuramente lo strumento luminosità e contrasto. Lo strumento di luminosità e contrasto, che ovviamente ce l'avete anche in Photoshop e tutti i programmi vari di fotoritocco, è uno strumento che ha due cursori, uno per la luminosità e uno per il contrasto. Allora, dunque, che cosa significano? Allora, la luminosità è la quantità di luce che noi percepiamo nel nostro lavoro. Ora ve lo aumento proprio per farvi vedere l'effetto che fa, senza senso. Vedete, mi fa sembrare, diciamo, che c'è più luce che investe la mia foto. Invece il contrasto mi aumenta la differenza che c'è fra i pixel scuri e i pixel chiari. Cioè il contrasto è quanta differenza percepiamo fra le zone più scure e le zone più chiare. Ora ovviamente ho esagerato per farvi vedere a voi.
Allora. Non dalla tua mano. Ok. Allora, dunque, vediamo un po'. Questa foto è abbastanza... Proviamo a aumentargli leggermente la luminosità per vedere se migliora un pochino. Allora, vediamo un po' cosa succede se gli aumento il contrasto. Allora, una buona regola è che il contrasto non deve mai essere più del doppio della luminosità, nel senso che io gli ho messo la luminosità a 5, il contrasto gliel'ho messo circa al doppio. Ora mi ha fuggito il cursore. Gliel'ho messo circa al doppio perché se esagero poi scombino proprio i pixel della foto e mi brucia le aree troppo scure e le aree troppo chiare, quindi vado a perdere dettaglio dalla mia foto se glielo aumento troppo. Allora, quindi gliel'ho aumentati un pochino. Ok, dunque io sono partita da qua e sono arrivata qua, quindi già molto migliorata. Oh, una cosa molto importante di tutti i programmi del fotoritocco è questa, che io volendo posso andare ad agire in maniera settoriale sulla mia immagine, nel senso che se voi ci fate caso la parte inferiore dell'immagine è molto contrastata, la parte sopra è un pochino più smorta, un pochino più grigia. Secondo voi come faccio ad andare a agire solo sulla parte sopra e non sulla parte sotto? Chi è che mi risponde? Come no? Per agire solo sulla parte sopra e non sulla parte sotto. Qual è lo strumento? Brava! Lo faccio con lo strumento selezione. Lo strumento selezione, per qualsiasi lavoro di grafica che stia facendo, mi permette di andare a agire in maniera settoriale sulla mia immagine. Quindi io voglio andare un attimino a contrastare di più la parte superiore della foto. Quindi prendo lo strumento selezione, che poi peraltro lo voglio fare solo su Castiglione e non sul cielo. Quindi mi prendo lo strumento lazzo poligonale, sì, che poi lazzo poligonale è una denominazione di Photoshop, lì un po'. Allora, mi seleziono la parte che voglio andare a contrastare maggiormente, cioè Castiglioni. Posso anche andare fuori nel grigio a volte, poi vi dirò perché. Allora, mi sono selezionata Castiglioni. Allora, che cosa succede? Io volendo posso andare a questo punto a fare la mia modifica, a usare il mio strumento su Castiglioni, ad esempio, che ne so, luminosità e contrasto. Guardate che cosa succede se io aumento la luminosità e tolgo la selezione. Non so se lo vedete, forse l'ho fatto troppo poco, però laddove c'avevo la selezione è venuto il taglio netto fra il cambiamento che ho applicato, non so se lo vedete il taglio netto che c'è, fra quello che ho fatto dentro la mia selezione e quello che ho fatto fuori. Ovviamente questo nel fotoritocco non va bene, non si può fare. Secondo voi come posso fare per non far venire quel taglio netto, lo sapete? Sfumandolo. Bravo, sfumando la selezione. Quindi nel fotoritocco, in qualsiasi momento che io voglio andare a fare un ritocco con una selezione, devo sempre e comunque sfumare la mia selezione. Per sfumare la mia selezione c'è un menu apposta per tutte le selezioni, che è il menu seleziona. Ho capito, va bene, sì. Allora, non rimane così, sì, non c'è problema. Sì.
come sono andato la signora. Che è il suo titolo assunto. E la porta grazie. Io non c'ho buoni, che faccio questo. Ragazzi, però preferite il tedesco alla grafica? No, no. Ti sembrava veramente zucchino. Allora, i nostri tempi non sarebbe successo. No. Ma mi sa che gli ultimi tempi ci hanno da recuperare qualche materia. No, perché devono recuperare. Perché ci finisce il primo di giugno, perciò bisogna recuperare. È il primo, finite? Il 4 ci avrà una stage. Quindi due festa. Dove li fai? Dipende. Io ho due fotografi. No, anche io. Io in un'azienda di questo me lo trovo. Allora dal fotografo fate anche queste cose lì. Sicuramente. Da chi fotografo? Vicino a fare il corso di Photoshop, vicino al fotofadini. Alla Rige, sì, c'eri? Sì. Ah. Non l'ho fatto tutto, però era più. Sì, sì. Alla Rige ha visto un po' di cose sì. Che sono proprio di cose. Le cose avevi fatto te, quello di Cerco, di Arteco. Ah, sì, sì, sì. Quello sbagli la scarpa. Sì? Bello, sì, no? Sì. La disegni te, eh? Sì. Che bello, ma tutti si disegna, volente e non volente. Ho capito. Allora, dunque, sfumo un pochino questa selezione. Ora, l'immagine è abbastanza... proviamo di 150. Perché c'è la creazione? 10 all'11. Ah, 10, sembrava un quarto. 10 all'11. Avanti. Salve. No, no. Ieri cercavo niente, ho sbagliato. Sì. Allora, ma un guarda qua non ci vedo niente, non so se si possono solo. Si possono spegnere solo due, eh? È di fuori la luce. Vediamo qua se ci sono due. No, no, tutto qua. Ma proviamo. Apri la finestra. Allora, dunque, ho sfumato la selezione. Ora a me mi sembra che ci sia bisogno di nuovo dello strumento che avevo utilizzato prima, cioè lo strumento dei lì. Perché vedo che manca il nero, cioè è tutto un po' grigio e gli devo un po' rimettere qualche nero un pochino più consistente. Quindi riapro l'istogramma, gli tiro in dentro un pochino il triangolino dei neri, senza esagerare, se non mi taglia il dettaglio sugli scuri. Ok, un po' meglio. Allora, dunque, vediamo da dove siamo partiti. Ecco qua. Poi un altro strumento che si può utilizzare, in genere si utilizza... Dimmi! Su posterizza, perché c'è anche sul telefono, ma non ho mai capito che cos'è. Il posterizza fa una... Non è uno strumento, sinceramente, che si utilizza... si riduce il numero di colori che c'è in una foto. Ora, io sinceramente faccio sto lavoro da parecchio tempo, non mi è mai capitato di utilizzarlo, il posterizza. No, perché c'è sul telefono, non ho mai capito che cos'è. Perché c'è come se non guadagna meno l'effetto. Riduce, serve per ridurre il numero di colori di una foto. Io a volte, siccome io disegno anche, a volte lo utilizzo per quando sto copiando, dipingendo, guardando una foto, lo utilizzo per capire come sono distribuiti i colori in una foto, ad esempio. Ah. Ma per disegnare, per ridipingere, allora le foto li tocco, io onestamente non... Non lo so, non mi è mai capitato di usarlo, non saprei nemmeno che contesto, onestamente. Un effetto di grafica, magari, che ne so, per fare una foto strana da mettere in un volantino, una cosa del genere, sì. Allora, dunque, si diceva, un altro strumento che però è meglio usarlo all'ultimo è lo strumento tonalità-saturazione. Lo strumento tonalità-saturazione... che poi viene usato per tantissime cose.
È composto anche questo show uguale in Photoshop e qualsiasi altro programma di grafica. Ci sono tre cursori, uno tonalità, uno luminosità e uno saturazione. Allora, la tonalità è, in pratica, se io lo muovo, lo vedete anche voi, mi fa il giro fra tutte le tonalità della ruota dei colori, passandomi da una tonalità all'altra i colori che c'ha la nostra foto. Ora, ovviamente questo strumento qui per il fotoritocco serve pochino, perché proprio mi stravolge tutti i colori. Però può servire, ad esempio, se uno vuole colorare una foto per un volantino, un effetto di grafica, quello sì. Oppure, ad esempio, se uno disegna, ad esempio, io coloro e dipingo con il computer, con questo ci vado a cambiare un colore se quello che ho messo non mi piace più di tanto. Oh, poi la luminosità, questa è simile a quella che avevamo visto prima. Quanto bianco c'è nella foto? Ora, poi è leggermente differente da quella che abbiamo usato prima, proprio per una sfumatura che ora non vi sto nemmeno a dire, perché non è tanto importante, anche perché poi da qui non si usa quasi mai nel fotoritocco, si usa dallo strumento luminosità e contrasto, questo qui non si tocca, quindi anche così come la tonalità nel fotoritocco queste due non si toccano. La saturazione invece è lo strumento che è uno strumento utilissimo, perché mi serve per saturare i colori, cioè un colore più è saturo più è brillante, meno è saturo più è spento. Cioè se io aumento molto, ora lo faccio proprio a sproposito, la saturazione, i colori della foto mi vengono sparati. Se diminuisco la saturazione, addirittura fino a portarla in bianco e nero proprio, se io gli tolgo tutta la saturazione è come se gli togliessi tutto il colore e la foto mi diventa in bianco e nero. Questo strumento qui serve, oltre che a rendere le foto in bianco e nero se ce l'ho bisogno, mi serve per dare un pochino di vivacità ai colori. Ora qui c'ho, vediamo un po', speriamo non debba rifare una selezione su Castiglioni. L'aumento un pochino, probabilmente dal proiettore nemmeno si vede. Io da qui lo vedo un pochino, sull'erbetta. Sì, un pochino poco. Facciamo così. Ok. Oh, c'è anche un altro strumento che ve lo faccio vedere giusto così accennandovelo, perché ci sta che lo troverete soprattutto se andate a fare gli stage da un fotografo. Io lo uso pochino perché è un pochino complementare agli altri, nel senso usi uno usi l'altro, però è molto famoso e ha lo strumento delle curve. Lo strumento delle curve per molti sensi, in molti sensi riassume un po' tutti gli strumenti che ho usato finora, perché è uno strumento che mi permette di agire anche qui sulla luminosità della foto. Infatti se ci fate caso riuscite all'istogramma che avevamo visto prima, però non in senso orizzontale ma in senso diagonale, nel senso che io qui posso volendo andare a giocare anche con la luminosità e il contrasto della foto. Ad esempio, che ne so, se io lo strumento funziona, è un po' come un vettore di Illustrator, diciamo. Io ci metto dei nodi che poi posso andare a spostare. Posso andare a spostare trascinandoli con il mouse. Ce li posso mettere quanto mi pare su questa curva. In pratica, che cosa ho fatto io in questo caso? Ho messo un nodo qui in corrispondenza dei grigi chiari, un nodo in corrispondenza dei neri scuri. E portando la mia curva verso l'alto ho aumentato, diciamo, ho schiarito i grigi chiari, portando questa qui invece verso il basso ho scurito i grigi scuri. Ovviamente se io schiarisco i chiari e scurisco gli scuri, qual è l'effetto sulla foto? Mi aumenta il contrasto, cioè mi aumenta la differenza tra le aree chiare e le aree scure. Sarà più apparente la differenza tra queste due aree, quindi da qui posso andare a giocare ad esempio sul contrasto. Oppure vediamo se, ecco, un'altra cosa che ve la dico, perché ora che mi avete detto che fate gli stage dai fotografi magari anche questo vi può tornare utile. Allora, le foto
possono essere i colori di una foto, possono essere rappresentati in maniera diversa. Le foto fatte con le macchinette eccetera eccetera sono in RGB, non so se l'avete mai sentito dire. Bravo. Che cosa significa? Una foto in RGB è una foto che viene rappresentata, cioè il colore della foto viene rappresentato dalla sovrapposizione di tre cosiddetti canali. Immaginatevi una specie di foto che viene fuori dalla sovrapposizione di tre lucidi, dove in un lucido c'è la stessa foto fatta tutta a sfumature di rosso, in un altro lucido la stessa foto fatta tutta a sfumature di verde. Salve. Buongiorno. Io sono l'insegnante dei ragazzi. Sì. Ma ci sono dei ragazzi che mi hanno chiesto, perché sono le ultime giornate di scuola, dovevano recuperare il compito. Va bene. Però va bene, qui posso, perché io dovrei stare con voi. Se c'è qualsiasi tipo di problema, va magari bene. Mi chiamate. Va bene. È un problema? No, va bene. No, 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 sì, va bene. Ok, così faccio il recupero con loro. Grazie. Allora si dice quindi un lucido con la foto fatta a sfumature di verde e un lucido con la foto fatta a sfumature di blu. Vi è mai capitato, non so se avete fatto caso, nei quotidiani, quelli locali, quando di solito sono bianco e nero, però ci sono delle foto delle scritte a colori e queste le fanno stampando i tre colori spesso. Come pubblicità? No, la stampa è tutta quattro colori, cioè lo stesso concetto. Però spesso però succede sono RGB, ma sono certi. Non li sovrappongono perfettamente, non so se è male. E si vede proprio che sono più colori che così. Sì, sì, sì. L'immagine. Sì, sì, è vera sta cosa. Ora, per la stampa tipografica, proprio quello che esce dalle stampanti, non sono tre canali, non c'era questo il verde e blu, ma ci sono quattro: il ciano, magenta, giallo e nero. Però questo è vero, sì, le sovrappongono, in quel caso sono inchiostri, sono strati, gli inchiostri sovrapposti. Che la sovrapposizione mi dà l'immagine finale, e anche qui la stessa cosa. Le foto, la stampa fotografica, tutto ciò che vedo a schermo è in tre canali RGB, cioè queste sovrapposizioni di colori, peraltro qui ora ho tolto canali così lo vedete, questo è lo strato blu, poi c'è uno strato verde e poi c'è uno strato rosso. Se io sovrappongo questi tre mi viene fuori la foto normale. Oh, questo ve l'ho detto perché vi volevo far vedere sempre lo strumento delle curve che vi facevo vedere prima, che riassume un po' tutti gli altri strumenti, perché io prima si parlava della dominante, come faccio a togliere le dominanti? Allora, io prima l'ho fatto con il bilanciamento colore, però io volendo lo posso fare anche dallo strumento curve, perché io posso scegliere di applicare lo strumento curve non a tutta la foto, ma a canali differenti. Cioè ad esempio, se io vedo nella foto li voglio aumentare il giallo, io mi ricordo che il giallo è opposto al blu, quindi gli dico di farmi le curve solo sul canale blu. Che cosa succede poi? Che se io questa mia diagonale la tiro verso l'alto, gli aumento il blu, ma se la tiro verso il basso, gli aumento il giallo. Esatto. Quindi anche con questo strumento delle curve, che è molto, in un certo senso, anche più preciso e più complesso rispetto al bilanciamento colore, perché io posso andare a agire in un qualsiasi punto per un qualsiasi valore di luminosità, anche da qui gli posso andare a togliere le dominanti. Ok, ora annullo. Questo ve lo volevo solo far vedere perché sicuramente lo rincontrerete. Oh, detto questo, volevo fare una cosa un pochino più di grafica, cioè andare a cambiare il cielo a questa foto. Allora, io mi sono scelta una foto di un cielo. È una cosa che a volte, cioè, una cosa un pochino più di fotomanipolazione che di foto di tocco in sé per sé. Però a volte ci sono dei fotografi che lo fanno, capita, e ti serve, che ne so, mi serve questa foto di Castiglioni per la copertina di un libro. La foto mi piace tanto, però il cielo era un pochino piatto. E quindi, per ragioni di grafica, è lecito andare a prendere un altro cielo e sostituirlo a questo. Allora, dunque, io vado ad aprirmi. Mi servirebbe il registro, il rilastro. Dov'è? Non lo so. Ma io non l'ho visto. Ma ce l'ha da Leoni. Sicura? Stamani mi ero appena. C'è la lei, infatti.
quella presenza c'era prima? Sì, c'era prima. Allora, dunque, io c'avevo ad esempio, questo è troppo, è un pochino piattino anche questo, però vabbè, ci voglio mettere questo cielo qui, è abbastanza credibile con la situazione della foto, perché se ci mettevo, che ne so, un cielo troppo nuvoloso, come posso dire, cioè lo metti sotto? Fotomontaggio? Sì, faccio fotomontaggio, metto quel cielo lì di là. Ma stavo dicendo che ho scelto un cielo un pochino meno piatto di quello che c'è nella foto, ma nemmeno troppo drastico come, che ne so, un cielo di tempesta, perché ovviamente l'atmosfera della foto si afisce, non è un'atmosfera a tempesta. Però è pur sempre meglio del cielo che già c'è. Ops. Niente, ora ci andiamo quasi, andiamo per sulla telecamera. Chissà che, vabbè, a te dopo. Ciao. Allora, ora, per cambiare il cielo ci sono vari metodi, vari modi. Sicuramente la prima cosa che devo fare è prendere il cielo e portarlo di là. Poi quando sono di là mi preoccuperò di come fare a tagliare il cielo che già c'ho e sostituirlo. Allora, innanzitutto lo devo portare di là, quindi per portarlo di là prima me lo seleziono. Poi me lo copio, lo faccio tranquillamente con il copia e incolla, quindi me lo copio, vado nell'altra foto e me lo incollo. Peraltro qui c'ho anche delle opzioni, vabbè, lo posso fare anche al volo di copiare e incollare, però su GIMP c'ho anche varie opzioni diverse per incollare le immagini dentro altre immagini. In questo caso lo incollo come nuovo livello, perché voglio che mi stia in un livello separato. Dunque, ora è più piccolo della foto che ho sotto, quindi mi vado a prendere lo strumento scala, che è uno strumento che mi permette di andare a modificare la grandezza delle immagini. Quindi me lo prendo, ecco, lo posso dare sia a mano, lo posso scalare sia a mano che con... Quindi ora speriamo non l'abbia distorto troppo. Che impostando il valore. E poi metti l'altra immagine in primo piano. Ora vi faccio vedere un metodo che forse non so se avete mai fatto, però ve lo faccio vedere perché è molto utile per i fotomontaggi, è fondamentale, direi. Però magari un pochino diverso da quello che fareste voi principianti, che magari fate dopo anche con Ludo. Quindi vi faccio fare una cosa un pochino più sofisticata. Allora, ho ingrandito l'immagine quanto quella che c'ho sotto, perfetto. Ora io in qualche modo devo far comparire Castiglione e tutto il resto da qua, ovviamente. Voi come fareste? Cosa vi viene in mente di fare? Io secondo me prenderei il sopra dei... E anche il sogno della parte del cielo. Ecco, sì, secondo piano c'è. Io fatto seleziono il cielo, cancello il cielo e sotto ci metto il cielo, quello nuovo. Voi pensate a questo? Sì, giusto. Però quando io... giustissimo, il problema di fare questo, di selezionare il cielo e cancellarlo, è che poi io non posso più tornare indietro. Nel senso che se io... posso duplicare il livello in modo che se mi succede qualcosa ritorno lì, ok? Certo. Perché se io vado a selezionare, io ora ho usato la bacchetta e però c'ho una soglia un po' bassa, voglio che mi prenda più picco e troppo. Ecco, perfetto, sì. Che cosa succede però? Che se io vado a cancellare questo cielo e vado a ingrandire, ci sta che ci siano dei punti che magari non mi è venuta bene la selezione, che magari... C'è la metà pezzo di... Non ho capito. No, niente. No, quello che stavo dicendo io, che se io ora cancello tutto il cielo, è vero che mi posso duplicare il livello per scorta, è vero che posso, volendo, tornare indietro con la storia,
Però comunque ci sta che in qualche punto questo cielo cancellato non è venuto bene, quindi che ne so, accanto a un alberino ho i pixel celesti del cielo, accanto alla torre ho il cielo. Viene male, non viene benissimo, a volte va ritoccato a mano, però per poterlo ritoccare a mano io ho bisogno di uno strumento, è lo strumento delle maschere. Mai sentite? Non ancora sapere la maschera. Troppe cose. No, l'illustrato poi il trauma. Ah no, vabbè, qui un po' di tranquilla, un po' diverso. Allora, in pratica questo cielo lo vado a cancellare in maniera non definitiva e ritoccabile a mano. Lo faccio così, io me lo sono selezionata, perfetto. Riaccendo un attimo il livello del cielo. A questo punto vado ad applicare una maschera secondo la selezione al mio cielo. Vi faccio vedere, le maschere si mettono dal menu livello, maschera, aggiungi maschera di livello, secondo la selezione, aggiungi. Guardate che è successo. Allora, mi ha tagliato, effettivamente mi ha tagliato il cielo. Cioè qui è proprio, ho agito sul livello del cielo. Ma l'albero vola? O c'è il ramento? No, cioè si vede la selezione, quello che vi dicevo prima, che ci sta che magari la selezione non viene benissimo. Cioè, e poi è una foto talmente fatta male, risoluzione bassa, che non si riesce nemmeno a lavorarci in maniera proprio perfetta, però è giusto per farvi vedere il processo di lavoro. Allora, che cosa è successo in pratica? Io sono andata ad agire sul livello del cielo. Se vedete accanto al livello del cielo, cioè qui c'è il cielo, accanto c'ho un rettangolo che è nella parte sopra dove avevo fatto la selezione bianca e nella parte sotto dove c'è Castiglioni nero. Cioè, questa è una maschera di livello, nel senso che tutto ciò che è nero è nascosto. Cioè io in pratica dove c'è Castiglioni ho nascosto l'immagine del cielo. Tutto ciò che è bianco invece è visibile. Infatti la parte del cielo che avevo selezionato è visibile. Come mai dico che questa cosa non è definitiva? Perché io, utilizzando questi due colori, il bianco e il nero, posso andare a togliere o mettere visibilità alla mia porzione del cielo. Ve lo faccio vedere con un pennello. Prendo un pennello troppo vicino, mettiamolo, proprio per farvelo vedere in maniera molto chiara. Guardate, se vado a nascondere il cielo che succede? Che compare il cielo di sotto. Io sto spennellando e mi sta ricomparendo il cielo di sotto. Se io cambio colore, riprendo il bianco, rifaccio comparire il cielo di sopra, addirittura lo faccio comparire anche su Castiglioni. E se vedete qui nella maschera di livello mi si vede tutto il mio scarabocchio che ho fatto con il mouse. Questo è il sistema che viene usato professionalmente per fare i fotomontaggi, perché io posso in maniera non definitiva unire pezzi di foto insieme. Ora torno indietro perché ovviamente eccoci. Ora dovrei un pochino aggiustarlo questo cielo, dovrei farlo leggermente più chiaro, dovrei far sì si vede lo stacco, però ora non c'è tempo sinceramente. Sono un po' le cose che ho fatto prima, aggiusto l'istogramma sul cielo, lo riporto alla stessa luminosità del resto della foto, vediamo se lo faccio al volo. Allora clicco sul cielo, colori, livelli. Allora me lo vado un attimino a schiarire. Ecco, già così un pochino più credibile. Ora al proiettore non si vedono più le nuvole. Quello che vi volevo far vedere però era un'altra cosa, che io, vabbè, ho messo un po' di nuvole sul cielo, perfetto, però c'è anche un altro problema, che qui c'è la ghiaccia botona, c'è il laghetto, diciamo l'acquitrino. Se io ho delle nuvole sul cielo, ovviamente queste nuvole si dovrebbero anche riflettere sull'acquitrino sotto. Quindi in qualche modo io devo prendere l'immagine che ho usato per sostituire il cielo e farla riflettere nell'acqua. Allora, faccio così, dunque, mi riprendo, mi rincollo l'immagine del cielo che avevo prima, me la scalo come prima,
avevo scalata circa lì. Ok. Esatto, la rifletto. Allora. Rifletto verticale. Eccoci qua. Me la trascino sotto. Messa a poco. Mi starebbe qua. Ora il problema è che questa immagine mi copre completamente quello che c'è sotto. Allora in qualche modo la devo rendere trasparente in modo da far ricomparire quello che c'è sotto. Probabilmente voi che conoscete un pochino il programma mi potreste dire di provare a fare così, di diminuire l'opacità dell'immagine. Però questo è un sistema che non va bene, perché se io diminuisco l'opacità dell'immagine comunque si vede che queste uccellette e questi cespugli... Comunque... ghiaccio. Esatto. Quindi non va bene. Allora si va a usare un altro strumento che sono i cosiddetti metodi di fusione. Cioè, in genere quando io ho un livello che sta sopra un altro livello, il livello che mi sta sopra mi copre tutto ciò che sta sotto. E tutto ciò che sta sotto. Questa cosa è, diciamo, lo standard, l'impostazione standard. Però io, volendo, posso andare in qualche modo a rendere, a far vedere l'immagine sopra in maniera particolare, a fonderla in maniera particolare con ciò che sta sotto. E questi sono i cosiddetti metodi di fusione che si trovano nel pannello dei livelli, che sono questi qua. Ce ne sono tantissimi. Se io li scorro al volo, vedete, mi fa... È bello, sì. E beh, ora, fotograficamente non ha tanto senso, però graficamente è ganzo. Cioè, mi fanno fondere l'immagine che sta sopra con quella che sta sotto in maniere differenti. Ad esempio, io potrei usare questo metodo moltiplica, è vero che me l'ha scurito, però ora si vedono un pochino poco le nuvole. Se io uso questo moltiplo, le nuvole forse dal proiettore a fatica le vedete, però io le vedo. Cioè io in pratica gli ho messo il metodo moltiplica. Il metodo moltiplica in pratica mi prende le due immagini e me le sovrappone, come se io, per dirvi, prendessi due diapositive e davanti alla finestra le guardassi l'una sopra l'altra. Posso andare un po' fuori? Sì. Quindi l'ho messo sopra, però mettendolo sopra poi le due immagini sovrapposte erano troppo scure. Quindi gli ho diminuito un pochino l'opacità per smorzarlo un po'. E quindi niente, con questo metodo è abbastanza... funziona abbastanza bene, insomma, per portare i cieli con le nuvole sui riflessi. Questo è senza e questo è con. Si vedono un po' pochino le nuvole, anche perché il cielo l'avevo un po' contrastato comunque. Come metodo va bene. Quindi andiamo un po' a rivedere da dove siamo partiti. Immagine base... Ah no, l'avevo... Questa è quella già modificata. No, l'ho persa nella iniziale, vabbè. Ok. Allora, dunque. Sono i 10:27, io quasi quasi nel... mi rimangono circa 20 minuti. In 20 minuti e posso farvi vedere, dunque. Vi posso far vedere al volo un po' di ritocco cosmetico e poi vi faccio vedere qualcosa di disegno e illustrazione. Allora, chiudiamo questa foto. Chiudo. Non voglio salvare. E questo lo chiudo. Non salvo. Allora, mi vado ad aprire. C'è una donnina. No, questa è troppo bella, questa. Questa è più brutta. Questa è proprio un'altra idea. Se partire da... denti gialli, colpone e mezzo, doppiamento, triplamento, questa è proprio tremenda. Peraltro, no, ma si tiene pure male, proprio. Allora, peraltro una toccata all'istogramma gliela darei perché è un pugnino smorticina. Un pugnino di contrasto, diamoglielo. Ok. Dunque, il ritocco cosmetico si tratta di usare una serie di strumenti che mi permettono di andare a eliminare i difetti di un bollicino morbido.
Sì, quelle cose lì. Ora questa è un po' piena, però insomma mettiamo che voi avete una foto vostra, avete un bollicino, la volete mettere su Facebook, ci sono degli strumenti anche molto veloci da utilizzare per poter rimediare a questi problemi. Allora, innanzitutto facciamo uno zoom sulla faccia. Oh! Allora, gli strumenti che utilizzerete, che ritroverete la maggior parte delle volte quando andate a fare il ritocco, proprio il ritocco cosmetico, comunque ritocchi, piccoli ritocchi di foto, sono due: il timbro clone e lo strumento cerotto. Ce l'avete uguale su Photoshop. Allora, il timbro clone è un pennello particolare che mi clona parte dell'immagine utilizzata come un pennello, cioè ve lo faccio vedere al volo così proprio a caso. Io mi prendo, ok, allora io mi campiono una parte da clonare, ad esempio questa, e guardate cosa succede di qua, mi clona esattamente il punto dove io avevo cliccato e dove ho comunque ancora quella freccetta, quindi mi ricrea l'immagine di qua. Ok, allora il timbro clone serve ovviamente perché ad esempio io posso andare in una porzione di faccia, che ne so, qui c'è un bollicino, oh mamma mia, ho ingrandito troppo. Ecco, mettiamo questo neo sul collo, io con il timbro clone che ci posso fare? Ci posso andare a spennellare sopra, clonarci sopra una parte di pelle che non sia senza neo, ad esempio questa parte qui della pelle, troppo vicino, ecco. Tolto il neo, cioè io sono andata a prendere una parte, ora è tutto giallo, forse lo vedete male, sono andata a prendere una parte di pelle che si fa con il tasto su Jeep, con il tasto control, mi campiono una parte di pelle e la vado a clonare, la vado a riportare sopra il difetto, e questo è il timbro clone. L'altro strumento invece, i cerotti, funzionano in maniera leggermente diversa perché i cerotti mi fanno a togliere i difetti, ciò che percepiscono come difetto, andandomici a confondere, diciamo, un pochino il colore sopra, nel senso, io qui ho la pelle e c'ho un neo, se io vado a portare il cerotto qui sopra, in pratica mi ci va a riportare la situazione che vede intorno, cioè mi ci va a riportare i colori della pelle intorno con la stessa luminosità eccetera, confondendomi un po' il tutto e quindi mascherandomi il neo. Cioè non è che mi va a clonare un'altra area come il timbro, ma me la va un pochino, diciamo, a impastare il colore in modo che il neo mi viene tolto. Oh, ad esempio, io ora ho il cerotto, anche qui devo campionare perché gli devo dire un pezzo di pelle che mi deve utilizzare come modello per impastare poi il colore sul neo. Clicco sul neo e me lo toglie. Questo è anche molto più semplice del timbro. È molto più semplice perché è molto più veloce. Io gli dico un'area che voglio utilizzare come campione per coprire i miei difetti e poi vado semplicemente a cliccare sui miei difetti e i miei difetti spariscono. Vedete, clicco sui difetti e con questo ci potete togliere i bollicini, lo potete fare sia con questo che con il timbro in realtà. Sì, questa poi c'ha proprio le guance rosse, però no, penso sia proprio sempre così. Ok, togliamo questa macchia rossa dal naso. Allora, quindi per togliere bollicini, timbro o cerotto. Sbianchiamoli un pochino i denti. Sbiancarli i denti, gli faccio una selezione al volo sfumata. Una selezione al volo sfumata. Sfumiamola di un pochino, quindi selezione, sfumata. Vediamo di 5, no, troppo, facciamo, sfumiamola di 5 pixel, ok, perfetto.
Allora, per schiarirgli i denti posso utilizzare anche lo strumento dell'istogramma che avevamo utilizzato prima. Quindi vado su colori, livelli, gli tiro questo verso... Ci dà che è una cosa in mezzo. Sì, si spennella un dente nel mezzo. Allora, un pochino gliel'ho schiariti di qui. Gli posso andare a togliere un pochino di giallognolo con il bilanciamento colore. Colore, sulle alte luci. Un pizzino. Ok, un pochino li si sono sbiancati, via da sì, anche più di un pochino. Ok, allora, un'altra cosa che vi volevo far vedere, quindi sbiancamento denti, ok? In genere una quilla c'ha molti difetti nella pelle, c'ha un po' di rughe, sì, e poi c'ha... Sbiancati denti già fatto qualcosa, Sì, è già qualcosa in effetti. Bravo, bravissimo. Allora, un sistema che utilizzano molto perché è molto veloce per levigare un po' la pelle in generale delle persone quando hanno questi difetti così estesi o rughe eccetera è questo. Dunque si duplica il livello, quindi tasto destro sul livello me lo duplico, poi al livello che sto sopra gli vado a applicare un filtro sfocatura. La sfocatura gaussiana, questo è il controllo sfocatura di Facebook, sì, di Photoshop. Il controllo sfocatura, che è una sfocatura uniforme che mi viene applicata un po' a tutta la foto. Ora gliela vado ad aumentare. All'anteprima me la vede solo qui. Infatti, diminuiamo, mi ritorna un po' lì. Allora, con calma. Troppo. No, non è sensibile. Facciamo così. Ok. Ora io ho la donnina di sopra che è completamente sfocata, vero? Perché non si vede. Però il senso non è questo, il senso è che io mi vado a... Vedete, ora l'ho diminuita un pochino l'opacità per renderlo meno evidente l'effetto sfocatura. Però lo vedete com'è levigatissima ora la pelle delle guance, avendogli messo questa sfocatura sopra. Il problema è che ovviamente ora è tutto sfocato, i capelli sono sfocati, i denti sono sfocati, gli occhi dove ci sono tutti i dettagli, è tutto sfocato, l'orecchio. Io questo lo devo evitare perché sfocata dovrebbe essere solo la pelle, levigata dovrebbe essere solo la pelle. Allora, quindi io faccio questo, vado a mettermi una maschera, vado a mascherarmi il livello con la sfocatura. Quindi livello, sì, maschera, aggiungi maschera di livello e gli dico che la voglio completamente coperta. Il livello sopra gli dico lo voglio completamente coperto, infatti non mi si vede più. Messo? Cavalieri? No. No. Allora, ho coperto tutto il livello di sopra con la maschera, è tutta nera. Ora io mi vado a prendere il pennello, una punta sfocata, già ce l'ho, sì, grande. E con il bianco, con il colore bianco, mi vado a spennellare il livello di sopra laddove ho i difetti e le rughe. Questa cosa andrebbe fatta un pochino con pazienza, magari nemmeno con il mouse, ma con la tavoletta grafica. E glielo vado a spennellare sulle rughe. Quindi in pratica io ho fatto comparire il livello con la sfocatura, l'ho fatto comparire solamente nei posti che volevo io. E si guarda da dove sono partita... E siamo arrivati qua, quindi insomma un pochino l'ho ringiovinita. Oh, allora. Dunque, ora vi faccio vedere, cambiamo un attimo argomento, visto c'è qualcuno di voi che gli piace disegnare, vi faccio vedere qualcosa più di disegno e illustrazione. Allora, non so se voi sapete, vi rendete molto del fatto che io col computer ci posso andare a disegnare come se... su un foglio, perché c'è ci sono degli strumenti chiamati le tavolette grafiche. Esatto, è una tavoletta,
è figa, sì. C'è una tavoletta di plastica con una penna. Sì, tipo disegni a mano. Esatto. Le disegni sulla tavoletta e ciò che fai sulla tavoletta viene riportato sullo schermo. Certo, sì sì, ci posso fare dei lavori notevoli di... Cioè, considerate che nel mondo... Falsificare? Perché falsificare? Se fanno più cose, se vabbè, quello basta che scannerizzi la firma del tuo babbo. Appunto. Considerate, cioè, nel mercato dell'arte, dell'illustrazione, al giorno d'oggi viene fatto quasi tutto a computer. Non so se conoscete... fumetti, non so, le carte magic le avete mai viste? Tutte le illustrazioni delle carte magic sono fatte la maggior parte a computer, proprio perché ci sono dei notevoli vantaggi lavorare a computer e non a mano. Allora, ad esempio, ora mi faccio un file fittizio, poi Ludo, se è brutto dopo la ricreazione mi servono 5 minuti, non c'è problema, no? Allora, non salvare. Dunque, mi apro un file nuovo. Me lo apro più grande. Millimetri. Allora. Dunque, quindi, partiamo dal presupposto che sicuramente per dipingere e disegnare mi serve una tavoletta grafica. Con il mouse non lo posso fare. Alle brutte col mouse posso colorare, ma insomma, non ha senso. Considerate che le tavolette grafiche più economiche costano sui 50-60 euro. Da lì si va anche fino a 2000 euro. Quindi, quella da 2000 è fatto oro. Quella da 2000, quella che costa più di tutti, è uno schermo, grande così, piatto, che te disegni sullo schermo e disegni direttamente lì sopra. Io ho quella più piccina da 1000 euro, è grande una 4, io disegno lì sopra uno schermo in pratica, e disegno direttamente lì sullo schermo. Quindi si va da pochissimo a tantissimo. Allora, innanzitutto io ho lo strumento pennello ovviamente è lo strumento che io utilizzo per dipingere e per disegnare. Allora, una comodità ovviamente del disegno fatto sui programmi come Photoshop, Gimp eccetera, è che posso lavorare su livelli differenti. Quindi lavorando su livelli differenti io posso organizzare il mio lavoro su più strati, e organizzandolo su più strati, laddove io vado a fare un errore posso andarlo a cancellare facilmente sullo strato che mi interessa. Quindi se io mettiamo... Io ho un... Lo faccio sempre l'esempio. Se io ho un prato... Quindi sul livello ci faccio il prato. Sul livello dopo ci faccio l'alberino. Questo lo farò anch'io. Lo so. Beh, lo so. Alberino. E poi faccio un altro con la casettina. Storta, perché? Beh sì, è evidente, mi sembra giusto. Tutto il tetto. E il tetto. Infatti sono storta. Sei il testo. Non lo vedi. Almeno il tetto facciamolo dritto, via. Hanno un tetto dove andare. Vai. Che bella. Allora, io ho questo disegno che se io se lo facessi su carta, ovviamente, a seconda della tecnica di colorazione che uso, ad esempio, ne so, tempera è una tecnica coprente, l'acquarello non è coprente, però io mi faccio gli strati di colore e con una certa successione vado ad aggiungere sopra gli elementi. Qui non c'è una successione particolare da rispettare, non è che ad esempio prima devo colorare le cose che stanno nello sfondo e poi mettere le cose che stanno davanti. Posso fare come mi pare, non solo. Se io questo l'avessi fatto ad esempio su un unico livello e volevo andare a cancellare il giallo, avrei dovuto poi rimetterci anche il verde, perché il giallo sta sul verde.
ma col fatto che il mio lavoro è organizzato su livelli differenti, io posso andare a prendermi la gomma e cancellare direttamente quel livello lì, senza andarmi a toccare assolutamente il mio prato. Quindi sicuramente il fatto per cui quasi tutti i prodotti di arte poi vengono utilizzati nel commercio, quindi come si faceva l'esempio delle carte magic, così vengono fatti in digitale perché ci sono enormi vantaggi che ci fanno risparmiare un sacco di tempo. Scusi, ma quel coso col piccione di cos'è? È un coso col piccione. Il piccione. Ah, un pennello. Ah, un pennello. Che poi non è un pennello. Che è una rondine. Oh, che carino. È una rondine. È un pennello a forma di rondine. Quindi, sicuramente il fatto che possa andare a organizzare il mio lavoro su più livelli è fondamentale, di fondamentale importanza. Poi, ritorniamo al nostro foglio, perfetto. Allora, quando io vado, allora, se voglio andare a disegnare, proprio a fare lo schizzo, io mi prendo il pennello normale, piccolino, pennellino nero, e mi vado a disegnare, ora con il mouse non mi riesce, ma con la tavoletta grafica mi vado a fare il mio schizzo. Quindi finché devo fare delle linee il problema non c'è. Il problema c'è quando devo andare a mischiare i colori. Se devo andare a mischiare i colori ci sono più metodi. Allora, innanzitutto quando si va a dipingere c'è la possibilità di usare, anche scaricare da internet, più pennelli di tipi diversi. Quindi io posso andare da internet a scaricarmi vari pennelli che poi mi serviranno per dipingere, per stendere il mio colore. Ora l'ho fatto proprio sullo sfondo, non volevo fare questo, allora mettiamo un livello nuovo. Ok. Allora io mettiamo dei pennelli un po' strani. Se io prendo dei colori diversi e li metto sopra, i miei colori si mischiano, diciamo, a seconda della forma del pennello che ho. Se io prendo un pennello tondo duro e provo a mischiarlo con il rosso, essendo il pennello duro, io questi due colori non mi si mischiano, cioè sarà duro il passaggio fra il blu e il rosso. Esatto, perché quello era un pennello un pochino più sfumato. Se io prendo un pennello sfumato, tondo sfumato, e prendo il blu, ecco, qui già è un pochino più dolce il passaggio. Dai, che fastidio a guardarlo, il passaggio rosso. Allora, comunque, quando si dipinge, voi vi immaginate, se io dipingo tutto il lavoro con questo primo metodo, dipingo tutto il lavoro con quest'altro metodo, è molto monotono, non è bello. Allora, per intendersi, vi faccio vedere un ritratto di una cosa che stavo facendo in questi giorni. Allora, file apri, indietro, no. Dura. Sì, no. Allora, questo è un omino che ho fatto per una copertina di un libro e ancora c'ho da finire di lavorarci. Allora, come lo vedi, se io guardo il volto dell'omino, il colore è in alcuni punti più mischiato, in alcuni punti meno mischiato. Insomma, devo riuscire in qualche modo a farlo sembrare, non dico dipinto a mano, ma comunque una cosa che non sia molto evidente che l'abbia fatta in digitale. Quindi c'è un po' un misto fra zone più sfumate, che ne so, qui sulla fronte c'è una zona più sfumata, poi una zona un pochino più dura. Quindi devo usare i pennelli in maniera che mi faccia sembrare, insomma, un lavoro pittorico. Quindi non posso
usare sempre questo, non posso usare sempre questo, nemmeno sempre questo, devo fare un po' un misto. Infatti molto spesso si deve andare a usare pennelli diversi mischiati in maniera diversa. Se io ad esempio questi tre pennelli che ho usato, li vado a... quando ci avete la rigazione suona la campanella? Sì, sì. Ma la rigazione sopra qui? Sì, penso di sì. Fino alle 12 noi qui ci siamo. Allora, se io ad esempio utilizzo un pochino qui, Allora, si diceva prima che se io i pennelli che prima avevo usato separatamente, cioè così, li uso tutti insieme, posso avere un effetto un pochino più carino. Se io uso ad esempio il pennello questo, insieme al pennello questo, insieme al pennello quest'altro, e li mischio con il rosso, sempre in maniera così un pochino... Vedete che l'effetto di questi colori che si uniscono in questa maniera sono ovviamente molto meglio di tutti questi strumenti usati separatamente. Vi faccio vedere altre due cose sempre per mischiare i colori. Una è questa. Okay. Ora Ludo ti lascio la parola. Se io prendo a mischiare due colori, volendo posso anche usare altri strumenti al di là dei pennelli per poterli mischiare meglio. Uno ad esempio è il filtro sfumatura. Se io voglio sfumare questi due colori ad esempio, mi posso andare a prendere una selezione sfumata. Sì. Selezione sfumata di 50 pixel, ok, mi prendo il filtro a sfocatura e guardate che cosa mi fa, mi sfuma i colori insieme. Vedete, con il filtro sfocatura ho mischiato i due colori, quindi non ho usato un pennello sfocato, ma ho usato il filtro sfocatura. A volte io posso utilizzare ad esempio una selezione sfumata per spennellarci dentro. Se io prendo una selezione sfumata, quindi sfumata di 50, mi prendo ad esempio un viola e vado con il pennello a spennellarci dentro. Mamma mia, è sparita. Lo sfumo un pochino di meno. Allora, sfumata gli facciamo gli 50. Ci spennello dentro con il pennello viola sopra la selezione sfumata. Mi sfoca il colore sul bordo della selezione, quindi anche questo lo posso usare per sfocare ulteriormente i miei colori. Tanto per farvi vedere il processo per un ritratto, poi passo la parola al mio collega. Allora, vi faccio vedere le fasi per creare un ritratto, ad esempio questo. Oddio. Questo è un altro personaggio.
personaggio, sempre questa copertina fantasy che sto facendo. Allora, vi faccio vedere il processo di lavoro che ho utilizzato. Allora, quindi sono partita a fare la base. C'è una domanda nel film? Ghiacciai infuocati. Allora, prima ho dato una base, poi ho cominciato a mettere un po' di sfumature, questi stemmi che vi ho fatto vedere prima, poi ho fatto gli occhi, sopracciglia, adesso con pennelli particolari, le labbra, poi sfumature del naso, la base dei capelli, questi tratti strani che vedete sono tutti pennelli particolari. E poi sempre un po' di pennelli particolari gli ho fatto un po' di ciocche. Quindi, come vedete, utilizzando questi programmi tipo GIMP e una tavoletta grafica ovviamente, si possono fare dei lavori che se io questo lo stampo su carta, magari vi posso anche far credere che è un acquarello, perché voi non ve ne rendete conto che è stato fatto. Sì, posso stamparlo, ovviamente. Sì, certo, sì. Ora le fanno tutte così nei libri di illustrazione. Ok, diciamo, chiudiamo questa parentesi sull'illustrazione, Photoshop, eccetera. Ora il mio collega vi parlerà di come si creano i siti web e vi farà vedere qualcosa di grafica web.